stasera presentiamo il libro di Federico Nicolacci sull'Europa, Tempi vuoti, significativo ed eloquente. Federico Nicolacci è un dottorando dell'Università San Raffaele di Milano, dove abbiamo la fortuna di collaborare insieme con un'amicizia e una forte passione filosofica che ci accomuna. E questo libro è un piccolo traguardo della sua ricerca, che in realtà è molto più ampia e comprende temi anche più, diciamo, più ambiziosi rispetto al solo problema dell'Europa. Federico è un esperto di Martin Heidegger e dell'ontologia. E questo libro appunto mette a tema il problema dell'Europa vista da un punto di vista filosofico-politico, quindi siamo fuori dal solito orizzonte economico con cui viene solitamente impostata la questione. Procederemo in questo modo: prima Federico farà un suo intervento intorno al libro e poi in seconda battuta farò anch'io un piccolo intervento intorno al libro e poi apriremo, se ci sarà spazio, un po' di discussione. Comunque potrà poi continuare la discussione anche in seconda battuta quando verremo qualcosa, come è convenzione fare in questi aperitivi filosofici. Passo subito la parola a Federico. Buonasera, io ringrazio Diego, l'amico Diego Pugiano, per queste parole di presentazione, ringrazio voi per essere intervenuti qui questa sera. Ed esordisco dicendo una cosa forse ovvia e banale, cioè che la crisi dell'euro, dell'Europa, è il protagonista assoluto del dramma politico di questi ultimi anni. La crisi europea è divampata con una violenza che solo 10 anni fa sarebbe stato molto difficile immaginare, per quanto non si possa forse dire che fosse anche impossibile da prevedere. E allora qui si pone la domanda, no, perché Europa e filosofia, che è un po' il titolo che abbiamo dato a questo incontro. In che modo e a che titolo la filosofia può aiutarci a pensare la crisi? Può aiutarci a vedere oltre l'immediatezza in cui sembra essere annegato il dibattito pubblico? Perché a tutta prima potrebbe anche sembrare che la filosofia abbia ben poco da dire sulla crisi, no? E che si debba piuttosto prestare ascolto alla parola dei tecnici, degli economisti, degli specialisti e così via, no? E proprio così? Davvero la filosofia non ha nulla da dire sulla crisi che stiamo vivendo, sulla drammatica crisi che stiamo vivendo? Beh, io penso di no, e per due ragioni fondamentali. La prima è che, per quanto la filosofia corra sempre il rischio di ridursi a morta erudizione, una mera chiacchiera erudita, è la vocazione più intima e originaria del pensiero filosofico è proprio quella di pensare il proprio tempo, no? E badate, di pensarlo non in termini semplicemente storiografici, cronachistici, ma di pensarlo come epoca, perché un pensiero che pensasse il proprio tempo in termini semplicemente storiografici, seguendo la cronaca, eccetera, eccetera, non sarebbe altro che un pensiero, ridurrebbe, diciamo, la filosofia a un pensiero alla moda, un pensiero cioè che insegue le modificazioni che via via intercorrono, no? Mentre la filosofia intende pensare il proprio tempo come epoca, e cioè portare alla luce il centro di riferimento di un'epoca, il credo fondamentale attorno a cui ruotano le apparentemente diverse manifestazioni di un'epoca, no? In secondo luogo, perché la crisi che stiamo vivendo non è affatto una crisi essenzialmente tecnico-economica, così come invece viene continuamente presentata. Non è una crisi tecnico-economica e quindi non può essere tecnicamente risolta, perché la crisi è di natura essenzialmente politico-ideologica. Di più, è una crisi, direi proprio, filosofica, perché investe che cosa? Investe in pieno la filosofia che ha guidato il processo di integrazione sin dal suo inizio nel secondo dopoguerra, no? Voi capite bene perché allora l'approccio tecnico-tecnicistico, che è completamente immerso, no, in questa filosofia, completamente interno a questa filosofia dell'integrazione europea, non possa rappresentare il rimedio, molto banalmente perché è la causa. Allora, direi subito,
Qual è questa filosofia dell'integrazione europea che si è, diciamo, storicamente condensata in quello che è più comunemente noto come il metodo Monnet di integrazione, il metodo comunitario? Fondamentalmente la radice di questa filosofia si compendia nell'idea per cui l'Europa come progetto politico sarebbe dovuta essere il risultato storico necessario di una sempre più stretta unione tecnico-economica, cioè l'idea di creare l'Europa, una sovrastruttura, integrando la gestione delle funzioni tecnico-economico fra gli stati, cioè modificando i rapporti strutturali fra gli stati. Cosa sottintende questa idea? Sottintende anzitutto l'idea, meglio una fede proprio, nella capacità della tecnica di risolvere ogni conflitto e di rispondere ad ogni problema. E si tratta cioè del fatto che sul terreno di questa fede, che potremmo benissimo definire ingenua, negligente nella tecnica, concepita ben inteso come una sfera neutrale, è in questa, dicevo, in questa, su questo terreno che affondano le loro radici quei processi di svuotamento della decisione politica che il grande filosofo e giurista tedesco Carl Schmitt ha definito di spoliticizzazione, no? Entpolitisierung, letteralmente distruzione della politica. E che cosa rimane? Rimane sostanzialmente la politica concepita essenzialmente come ministerio, come amministrazione, distribuzione e amministrazione, no? Quella che Platone avrebbe forse chiamato tecne metetriche, no? Una politica che amministra, che misura, che distribuisce, ma che ha perso completamente la vocazione alla guida, ha perso ogni connotato imperiale, nel senso tecnico del diritto romano, di imperium, cioè non solo un potere che amministra e governa, ma che anche indirizza, guida. Ora, potremmo a buon diritto sostenere che questi processi di spoliticizzazione abbiano trovato nell'odierna Unione Europea una delle loro espressioni più coerenti. E questo per una costellazione di ragioni e di circostanze storiche che è bene tenere a mente, perché altrimenti rischiamo, come dire, di fare tutta un'erba un fascio, no? Si tratta di comprendere, di ricordare più che altro come il processo di integrazione europeo sia stato lanciato nel secondo dopoguerra in presenza di severissimi vincoli geopolitici, no? Perché questa logica di depoliticizzazione è stata così prepotentemente incorporata nel metodo di integrazione Monnet? Perché? Anzitutto per il fatto che l'Europa, dopo due devastanti guerre civili, non era più un attore politico, si era distrutta con le proprie mani ed era sprofondata sotto le due egemonie, quella americana per quanto riguarda l'Europa occidentale e poi quella sovietica, no? Quindi c'è anzitutto una ragione strettamente geopolitica, uno sconvolgimento come quello della Seconda Guerra Mondiale, che tra l'altro appunto abbiamo causato noi stessi, coincide con quello che un grande politologo ha definito mutamento sistemico, in conseguenza del quale norme e istituzioni del sistema internazionale vengono ridisegnati per servire gli interessi della potenza, degli stati più potenti o egemoni. E effettivamente l'Europa, che appunto in precedenza era stata il cuore del sistema internazionale, il locus del diritto e il, se volete, la fonte anche dell'ordine mondiale, era completamente tramontata con in seguito alla propria autodistruzione. E qui diventa essenziale prendere atto del fatto che i veri architetti del progetto di integrazione europea non sono stati gli europei, ma gli americani,
e questo ci permette anche di comprendere molto dell'attuale assetto europeo. Perché ovviamente in queste circostanze i singoli stati, i singoli attori europei non avevano alcun margine di manovra nella cosiddetta alta politica, no? La politica della moneta e delle armi, che erano interamente gestiti dagli Stati Uniti d'America, una situazione che si è protratta per tutta la guerra fredda, no? Quindi è evidente che gli Stati europei potessero interagire e cooperare solo a livello di bassa politica, della cooperazione economica, tecnico-economica. In questo senso, la classe dirigente europea nel secondo dopoguerra non poteva far altro che corrispondere a un grande disegno di politica estera americana che vedeva nella coesione, nell'unità del blocco europeo un elemento chiave per contrastare l'Unione Sovietica, no? A un certo punto gli Stati Uniti d'America, per ragioni che qui non ricordo, svilupparono la cosiddetta politica del contenimento dell'Unione Sovietica, per cui divenne fondamentale una forma di coesione e di unità, in assenza della quale la leadership americana temeva la conquista sovietica o la sovversione interna addirittura di matrice comunista. In questo senso i vari elementi di quegli anni, che sono anzitutto il piano Marshall, che come forse qualcuno di voi saprà, aiuti che come qualcuno di voi saprà erano vincolati al fatto che i paesi europei cooperassero. E poi la NATO, così come anche l'Organizzazione per la Cooperazione Economica in Europa, vanno tutti visti come tasselli diversi di un unico grande mosaico, cioè di un ordine internazionale americano in cui l'Europa sostanzialmente valeva come blocco in funzione antisovietica. Questa era l'identità eterodeterminata dell'Europa. Da questo punto di vista i vari interessi dei paesi come la Francia, come la Germania, eccetera, eccetera, non potevano far altro che comporsi all'interno di questo grande disegno, no? Una forma cioè di necessità. Era impossibile pensare a una vera unione.